Lavoro, reddito, competenze, tempo e potere sono alcuni degli aspetti dove evidenti sono ancora i divari di genere, diseguaglianze messe in evidenza anche da uno studio curato dall'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica, ed illustrato nel corso di un convegno aperto dalla relazione di Francesca Basanieri, presidente della Commissione regionale per le pari opportunità. Emerge il fatto che ancora c'è molto lavoro da fare per raggiungere la parità dal punto di vista lavorativo per le donne. Le donne ancora fanno fatica a entrare nel mondo del lavoro, sebbene in Toscana comunque il tasso di occupazione sia piuttosto alto anche rispetto all'Italia, ma le tipologie di lavoro che vengono fatte sono sempre di un certo tipo e queste tipologie non danno l'opportunità alle donne né di crescere dal punto di vista della carriera, né dal punto di vista del reddito. In più si evidenzia un aspetto: la maternità è ancora un momento di spartiacque nella vita lavorativa di una donna. Dopo la maternità, con anche soltanto un figlio, ma ovviamente la cosa peggiora con due o tre figli, comunque le donne o non rientrano nel mondo del lavoro o fanno il part-time. Comunque il lavoro di cura dei figli è sempre demandato alla donna e questo chiaramente le penalizza dal punto di vista del lavoro. Ad illustrare il progetto la responsabile Natalia Faraoni. Allora, in questa ricerca riportiamo una serie di dati quantitativi che descrivono un po' il divario di genere, e affrontato soprattutto, cioè, nelle varie sfere, quindi nel mondo del lavoro, con i tassi di occupazione e i tassi di attività delle donne che permangono, sebbene la Toscana sia ai livelli, insomma, delle regioni del centro-nord, permangono però anche da noi. E poi ai tassi, ai dati relativi al lavoro di cura che è ancora prevalentemente sulle spalle delle donne. E quindi per capire i divari di genere bisogna adottare un'ottica un po' multidimensionale, e si nota benissimo come le donne, guadagnino meno degli uomini, perché lavorano nei settori che sono peggio retribuiti, hanno più contratti part-time e quindi lavorano effettivamente meno ore, e questo porta poi a un dato composito di salari più bassi e nel futuro di pensioni altrettanto più basse. La Toscana non è al punto zero, dice Ilaria Bugetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico, ma c'è tanto lavoro da fare, ad iniziare da una lotta agli stereotipi. No, non deve essere sottovalutato, soprattutto dobbiamo capire esattamente il punto in cui siamo e il punto dove vorremmo arrivare. Quindi capire che la Regione Toscana è sicuramente nel panorama nazionale una delle regioni dove tanti passi sono stati fatti, ma tanti ancora sono da fare. Un dibattito anche europeo che parte dalle piccole cose. Per piccole cose intendo i tempi delle donne, ovvero costruire tutte quelle piccole azioni quotidiane che consentano alle donne di poter svolgere al pari degli uomini alcune tipologie di lavori, ma anche creare un clima culturale dove l'uomo e la donna e le figure che si alternano nella gestione quotidiana dei lavori, della famiglia, possono avere una ripartizione equa. Per fare questo le istituzioni possono fare molto, possono dare una mano, ma prima ancora di questo c'è bisogno fin da piccoli di allevare i nostri cittadini e le nostre cittadine in una maniera diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati nel secolo scorso. E quindi avere dei bilanci e delle azioni che fin da piccoli abitino a ripartire i compiti e le risorse sia agli uomini che alle donne, ragazze, alle ragazze, ai bambini, alle bambine. Questo proviamo a fare. Oggi presentiamo con grande orgoglio l'ebook del Premio Innovazione Toscana, è il primo ebook che raccoglie la storia di questo premio e lo vuole fare proprio per portare avanti anche tutte le imprese che sono state coinvolte da questa iniziativa in tutti questi anni, perché raccontiamo l'iniziativa già dalla sua prima edizione del 2017, concentrandoci sull'ultima del 2021. Sono state tantissime le imprese che hanno partecipato in questi anni, siamo riusciti a portare alla luce oltre 220 progetti che raccontiamo all'interno di questo volume, che ha il pregio di raccogliere le progettualità e anche le esperienze, le testimonianze dirette dei protagonisti di questo premio, facendolo con numeri assolutamente molto importanti. È un ebook peraltro gratuito che si può scaricare anche dal sito del Consiglio regionale e di Confindustria Toscana e che appunto vuole raccogliere la storia di questo premio e anche delle tante imprese e start-up che partecipando e innovando con i loro progetti hanno contribuito a scrivere il futuro di questo territorio.
4 edizioni, oltre 200 progetti, 36 tra imprese e start-up premiate. Il premio Innovazione cresce e adesso viene raccontato in un ebook. Promuovere la cultura della ricerca e dell'innovazione è d'altra parte una finalità del premio promosso dal Consiglio regionale toscano assieme a Confindustria. Per quanto riguarda il premio Innovazione, per quanto riguarda il Digital Innovation Hub e la Confindustria, soprattutto questo accordo che stiamo facendo, questa sinergia insieme alla Regione, quindi pubblico e privato, che si mette insieme per creare e stimolare i giovani, stimolare le start-up, ma non solo, ma anche le aziende stesse, ad avere nuovi progetti, nuovi prodotti, nuovi progetti. Poi diventeranno nuovi prodotti futuri per il mercato, è fondamentale, per cercare di far capire ai giovani che si può fare innovazione in Italia, si può fare innovazione a Firenze, si può fare innovazione e creare aziende anche nei nostri territori. Un premio ed oggi una pubblicazione, sottolinea il presidente del Consiglio regionale toscano, che guardano al futuro. Si parla della capacità delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi di cambiare il mondo, perché in tutto questo ci sta la nostra idea di Toscana, una regione con le sue radici ben radicate, con la sua storia, la bellezza, la sua manifattura, ma anche quelle ali, la capacità, la voglia di guardare con speranza, ottimismo verso il futuro. Solo anticipando il progresso, solo capendo dove, quali sono le evoluzioni che il mercato ci propone, noi saremo in grado di scommettere meglio sul futuro. Allora o la politica ha la capacità di anticipare il progresso, di investire nell'innovazione, di farsi sentire a fianco delle tante ragazze e dei tanti ragazzi che escono dalle nostre università o che vogliono creare una spin-off della propria azienda e fargli sentire che noi ci siamo, che le istituzioni sono al loro fianco, oppure noi non svolgeremo con così come dobbiamo il nostro compito. Voglio mandare un messaggio alle ragazze e ai ragazzi più giovani. Scommettete sul futuro, cercate di pensare qual è la traiettoria che il mondo sta prendendo e cercate di costruirci impresa, lavoro, perché solo così noi possiamo lasciare ai nostri figli un futuro migliore. Il premio Innovazione va in questa direzione. Lo stabilimento è ripartito nel pieno delle sue attività, ma che sono in corso anche investimenti per nuove tipologie di produzioni. Penso che il compito della politica sia sempre quello di restare all'altezza degli occhi delle persone, le donne e degli uomini che vivono le sofferenze. Oggi questa giornata sul territorio di Marradi è voluta partire proprio da qui. Una visita all'orto frutticola del Mugello, la fabbrica di marroni, che si trova a Marradi, in provincia di Firenze, stabilimento al centro, alcuni mesi fa, di una vertenza per scongiurarne la chiusura. Un impegno assunto lo scorso 8 marzo, ricorda il presidente del Consiglio, che era accompagnato dai consiglieri Tozzi e Benucci. Tanti consiglieri regionali, ed io tra questi, abbiamo visitato più volte questo luogo durante il presidio nei mesi difficili. E oggi visitarlo alla ripartenza, quando dentro sono tornati gli uomini e le donne a lavorare, quando si è ripreso un ciclo produttivo, è un motivo di grande gioia e di grande soddisfazione. Le istituzioni hanno il dovere di stare vicino alle realtà in crisi. Noi abbiamo cercato nei nostri limiti di farlo ed oggi abbiamo visto che con l'impegno di tutti si possono risolvere, e vedere di nuovo il lavoro dentro questo stabilimento è motivo di grande soddisfazione. Una battaglia importante, quella delle lavoratrici della fabbrica di Marradi, è una realtà fondamentale per il territorio. Questo vuol dire che quando si combatte per il lavoro arrivano dei risultati. Adesso speriamo nella continuità produttiva e speriamo davvero che questo territorio possa mantenere un centro per l'occupazione che possa, come dire, avere una prospettiva per il futuro. Credo oggi una testimonianza importante, il Consiglio regionale e i consiglieri devono essere sul territorio, devono portare la loro vicinanza alle realtà territoriali, soprattutto quando si parla di comuni come quello di Marradi, di comuni che sono nelle aree interne e che quindi hanno bisogno in questo momento di un'attenzione particolare. Ad accoglierli anche il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti. Si lavora guardando al futuro, è stato un periodo
periodo davvero drammatico per il nostro territorio. Ora finalmente entrare in una fabbrica aperta con le donne e gli uomini che sono al lavoro da speranza. Ovviamente il lavoro, come si è sempre detto, non è finito, si continuerà a monitorare, guardiamo al futuro, ma guardiamo al futuro con la speranza di una fabbrica finalmente aperta. Questo lavoro rappresenta sì quello che è stata purtroppo la strage della Moby Prince, diciamo vista in tre dimensioni, nel senso che più che altro per far riflettere quello che è avvenuto, ma vista come se si vedesse dalla cabina di comando di un lavoro purtroppo già finito, arso, bruciato. Per far memoria, deve essere uno strumento per far memoria per nuove generazioni, volutamente cruento, proprio per dare la possibilità a incuriosire le future generazioni nel documentarsi su quanto è accaduto quella notte purtroppo a Livorno. Un'opera di forte impatto visivo, quella realizzata da Francesco Vieri, La verità a terra, 1991, l'anno della tragedia del Moby Prince a Livorno, 140 vittime. L'opera donata entra a far parte della collezione della Biblioteca regionale e troverà posto dentro l'armadio della memoria, un luogo dal grande valore documentale dove si conservano fotografie, documenti, testimonianze delle tre grandi stragi che hanno colpito la Toscana, il treno di Viareggio, la Costa Concordia al Giglio e appunto il Moby Prince. È una giornata terribile, io ero un bimbo quel giorno e oggi ricordare vuol dire riaprire ferite profonde, a volte risposte non date ai familiari delle vittime, però sono felice e orgoglioso che il Consiglio regionale abbia voluto qui nella Biblioteca Pietro Leopoldo l'armadio della memoria, un luogo per non dimenticare, un luogo per non voltarsi dall'altra parte, un luogo per dire che siamo a fianco delle famiglie delle vittime e che giustizia deve essere fatta, quella giustizia ancora fino in fondo non è stata fatta. Oggi siamo qui perché ci viene donato l'armadio della memoria, all'armadio della memoria da parte di Francesco Vieri, un quadro che racconta quella notte terribile, la Moby Prince carbonizzata, le tante vittime. Allora il compito delle istituzioni, della politica è che la giustizia venga sempre fatta, è quello di non dimenticare, è quello di non voltarsi dall'altra parte. Per questo insieme al collega Francesco Gazzetti abbiamo voluto questo momento. Sì, è un'opera che dà ancora più profondità e senso del momento e soprattutto anche della necessità di non dimenticare mai. È un'opera che ci è stata donata dall'associazione Moby 140, è il momento giusto anche questo per ricordare Loris Rispoli, che anche se non è fisicamente qua con noi gli mandiamo uno straordinario abbraccio, e poi è il proseguimento di un impegno iniziato alcuni anni fa che trova adesso in una grande determinazione del Presidente del Consiglio regionale Mazzeo un proseguimento di un impegno, tra l'altro un impegno a cercare verità e giustizia che trova anche il grande lavoro della Commissione parlamentare guidata da Andrea Romano e poi l'impegno dei consiglieri regionali, mi piace ricordare Gianni Anselmi e presente anche Fausto Merlotti. Insomma, è la voglia di non mollare la presa e quest'opera contribuirà a ricordarci questo impegno e a rinnovare proprio questa necessità.